Nel corso dell'udienza generale di mercoledì 24 settembre, Papa Francesco ha voluto ripercorrere i momenti più significativi del viaggio apostolico a Tirana, compiuto domenica scorsa. Il pontefice ha sottolineato il valore del rispetto e della convivenza tra le religioni, ideale realizzato pienamente in Albania, ma dimenticato in tante zone del mondo. Il dialogo tra le fedi non si costruisce nel relativismo, dimenticando la propria posizione, ma rimarcando ciascuno la propria identità. Che la pacifica e fruttuosa convivenza tra persone e comunità appartenenti a religioni diverse è non solo auspicabile, ma concretamente possibile e praticabile. Si tratta di un dialogo autentico e fruttuoso che rifugge dal relativismo e tiene conto dell'identità di ciascuno. Ciò che accomuna le varie espressioni religiose, infatti, è il cammino della vita, la buona volontà di fare del bene al prossimo, non rinnegando o sminuendo le rispettive identità. Papa Francesco è poi tornato su un tema a lui molto caro: l'autentico motore della Chiesa non è la sua organizzazione. La forza della Chiesa non è data tanto dalle capacità organizzative o dalle strutture, eppure sono necessarie, ma la loro forza, la sua forza, la Chiesa non la trova lì. La nostra forza è l'amore di Cristo, una forza che ci sostiene nei momenti di difficoltà e che ispira l'odierna azione apostolica per offrire a tutti bontà e perdono, testimoniando così la misericordia di Dio.